Il tradizionale Luna Park in occasione della festa del Boden di Ornavasso quest'anno non ci sarà. Sfogo su Facebook del portavoce Riccardo Claudi che punta il dito verso il comportamento del sindaco Filippo Cigala Fulgosi. Claudi ricorda che è un appuntamento da più di 70 anni per il paese e quello con le giostre. Riferisce di una decisione plausibile di riduzione della festa a soli 5 giorni, visto il momento difficile, decisione però a loro mai comunicata. Rimarca il rispetto dei protocolli di sicurezza regionali da parte del Luna Park. Noi abbiamo la necessità di fare i classici 2 weekend per ammortizzare i costi e l'incognita del tempo, spiega Claudi. In quest'anno così difficile e incerto non possiamo rischiare di non coprire le spese. Dopo tutte queste spiegazioni ai collaboratori del sindaco non siamo riusciti ad avere un appuntamento con lui, afferma. Siamo famiglie e persone che lavorano onestamente, prosegue. Essere trattati così proprio dal sindaco di Ornavasso, un paese al quale sono molto affezionato, proprio non me l'aspettavo. Conclude scusandosi con i bambini di Ornavasso che quest'anno dice avrebbero avuto ancor più bisogno di sorridere. Sempre via social la risposta del primo cittadino Filippo Cigala Fulgosi. Precisa che la festa non è organizzata dall'amministrazione, che si limita alla sola verifica dei relativi piani di sicurezza e dall'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. La nuova Pro Loco Boden ha deciso, in comunicato al Comune ai primi di agosto, una programmazione limitata. Su tale presupposto il sindaco, sentito il vice sindaco anche e soprattutto in qualità di medico, si è reso disponibile ad autorizzare l'abituale installazione delle giostre per i medesimi 5 giorni, oltre ai 2 necessari per il montaggio e smontaggio, fermo restando che la verifica della situazione pandemica nell'immediatezza dei festeggiamenti ed ha disposto che gli uffici lo comunicassero ai richiedenti. Disponibilità della piazza rifiutata perché ritenuta non economicamente conveniente. Non è stato concesso un incontro con il sindaco Riccardo Claudi, in quanto diretto esclusivamente ad ottenere 10 più 2 giorni di permesso, ma è stata come sempre fornita la totale e costante disponibilità dei responsabili del servizio e di tutti gli uffici comunali, rimarca Cigala Fulgosi. Dice di comprendere le difficoltà nelle quali versano gli spettacoli viaggianti, ma anche di ritenere corretto di limitare al massimo le possibilità di trasmissione temporale del contagio, oltre che la durata dei festeggiamenti sia sostanzialmente analoga a quella delle installazioni delle attrazioni. Conclude il primo cittadino. È mio preciso compito tutelare al massimo la salute pubblica della comunità di Ornavasso.